Vivere da soli, appena finito il liceo, quindi a 19 anni, è una sfida. Buongiorno, oggi è mercoledì e niente, iniziamo questo nuovo vlog. In particolare in questi giorni volevo parlarvi di un argomento importante, oltre a portarvi con me appunto in questa giornata della mia vita. La mia coinquilina Alice è a fare un bellissimo viaggio al caldo in un posto meraviglioso e vedendo tutte le sue foto vorrei andarci anch'io, però di fatto mi trovo qui nella splendida Milano. Invece col fatto che lei appunto in questi giorni non c'è, mi sto trovando a passare molto tempo da sola, a stare qui in casa da sola, a dover gestire tutte le cose, perché appunto se n'è andata per un periodo di tempo un pochino più lungo del solito, un paio di settimane. Oggi mi è venuto in mente, ok, prendiamo la telecamera, facciamo questo vlog e appunto volevo trattare un po' nello specifico la tematica del vivere da soli, in quanto proprio stare da soli in casa in uno spazio, e poi in generale il fatto di andare a vivere da soli così presto, perché io di fatto quando mi sono trasferita qui avevo 19 anni, mi sono trasferita appena finita la quinta liceo, quindi ero comunque piccolina, diciamo, rispetto ad altre persone che vanno a vivere da sole magari a 30 anni, quindi non è una cosa così ovvia e comune che tutti fanno. E quindi volevo parlarvi un po' di questa cosa, di questa esperienza, perché appunto certe cose magari me l'aspettavo, altre cose invece mi hanno sorpresa e le ho scoperte proprio a forza dei tentativi. Volevo un pochino confrontarmi con voi, sapere anche da voi la vostra esperienza per voi che vivete da soli, o sapere perché non vorreste, o sapere se vorreste andarvene presto, insomma qual è la vostra prospettiva sulla questione vivere da soli quando si hanno appunto 20 anni, o anche se quest'anno magari avete la maturità e state per fare questo salto, se siete preoccupati, cosa ne pensate, fatemi sapere, voglio aprire un po' la discussione. E in questi giorni appunto, mentre vivo la mia vita, un po' ne parliamo. Ma intanto ora non posso arrivare in ritardo a lezione, probabilmente già lo sono, perché sono le 8 e tre quarti e la lezione è alle 9. Quindi va bene, speriamo che il prof inizi un po' in ritardo. Ieri non riuscivo a dormire, mi sono addormentata tipo alle 2 di notte, e oggi la mia bellissima sveglia alle 7 è stata una gioia. Comunque, vabbè, tra l'altro ieri sera sono stata a Radio DJ a fare un'intervista, a parlare, ed è stato molto bello. Nel senso, prima ero un po' agitata in realtà per l'idea di essere in diretta, di non sapere bene che domande potessero farmi eccetera. Poi invece si è rivelato molto divertente, cioè una volta che ho cominciato mi sono subito divertita, lasciata andare. Poi sono tornata a casa quindi tipo alle 10 di sera con un'adrenalina assurda, volevo fare cose, solo che erano le 10 di sera. E forse anche per questo ci ho messo così tanto ad addormentarmi, ero ancora adrenalinica. Quindi mattina dall'università e serata invece in radio, tutto molto normale. Sì, è stata un po' strana come giornata ieri e poi stancante, perché sono stata in università dalle 9 alle 6 di pomeriggio e poi alle 9 di sera Radio DJ. Giornatina intensa, oggi per fortuna molto meno, perché invece la lezione va dalle 9 appunto, sì, non arriverò in ritardo, alle 13.30, e sono quindi tre lezioni diverse, marketing, statistica e ricerca di mercato. A questo punto, per non arrivare ulteriormente in ritardo, intanto cominciamo questa giornata. Quando dalla sera in ritardo passi a renderti conto che hai sbagliato lezione, quindi sei in anticipo. Lato positivo è che puoi concederti un'oretta al bar, quindi tanto di guadagnato. Autococco la mattutina. E intanto ovviamente non riesco a stare ferma, perciò. Ieri essere tornata a lezione, sei contenta? Da 1 a 10. Dacci un numero, Fede, vai. Te lo aspettavo. Ma veramente contenta. Sta divertendo. Concentratissimo. Sul gioco però, non sulla lezione. Pronta? Per questa lezione entusiasmante di statistica, Fede? Ti vedo sul pezzo. Ma Francesca, ho già voluto sperimentare. Cosa hai preso? Sciamo mela roll. Che è quella mela, quindi? Le sorelle penate sempre, siete oscure, siete tipo una macchia di nero. Mela. Ah, questo è salmone piccante. Ah, è la parte sopra che è piccante. Ora siamo in food coma, abbiamo mangiato e tanto. Di che è stata la bella idea di andare al sushi? Mia. Grazie, però. Sei tutti noi.
Vedi, qualcuno che ha queste belle idee improvvisate ci vuole. È la seconda volta durante il giorno che capita questa scena. Mi è molto familiare. Sta sempre concentrato. Vabbè. Comunque tutto questo per dire che era molto buono e abbiamo mangiato. Just look and I'll look down and all your fears. Ah, tornata a casa finalmente. Ho fatto un giro in centro con appunto Federica e sua sorella dopo aver pranzato fuori alla fine delle lezioni, quindi è stata una bella giornata, un bellissimo mercoledì pomeriggio, mi sono divertita e niente, adesso sono quasi le 6 e sono tornata a casa. Volevo parlare un pochino della questione di vivere da soli dal mio punto di vista. Io appunto sono andata a vivere da sola quando ho appena finito il liceo, quindi a 19 anni. C'è da dire che ci sono sia dei pro che dei contro. Cambia tutto perché bisogna essere molto più indipendenti, ci sono tante nuove cose a cui pensare, si formano nuove abitudini. Sicuramente è un forte cambiamento di vita, cioè ci sono proprio più responsabilità. To love like this, all I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. Cause I believe. Io mi sono resa conto di essere davvero cresciuta tanto da quando abito da sola in un'altra città addirittura. Anche questo è stato un cambiamento grosso, più che altro perché anche le persone su cui di solito fai riferimento sono più lontane. E quindi sì, devi imparare molto a essere autonomo e a fare riferimento su te stesso. Quindi è sicuramente una sfida. Però quando si esce vincitori da questa sfida è bello, perché di fatto sicuramente io mi sento come se la mia vita fosse nelle mie mani. Sento di non dipendere da qualcun altro, sento di poter scegliere io quando svegliarmi, cosa mangiare, come impiegare le mie giornate, e questa è veramente una forma proprio di indipendenza e di libertà che per me è fondamentale. Però di sicuro ci sono quei momenti in cui viene un po' la mancanza del periodo precedente, quando appunto sì, c'era meno libertà di scelta, ma allo stesso tempo c'erano meno preoccupazioni. Non bisognava preoccuparsi di soldi, fare la spesa, pagare le bollette, buttare la spazzatura, lavare i panni, pulire casa. Insomma, sono ovviamente tante cose a cui pensare, soprattutto quando magari si studia e lavora anche. Però più che altro è un po' difficile solo il primo periodo di adattamento. A me adesso sembra la cosa normale, non mi pesa. Sicuramente all'inizio è stato più difficile di quello che mi aspettassi. Più che altro appunto il fatto di essere lontani da casa, dai genitori. Pensavo che non l'avrei sofferto così tanto, ma all'inizio mi sono sentita davvero un po' sopraffatta e la cosa mi ha colpito. Mi sono sentita molto sola. Queste sensazioni un po' di vuoto se ne vanno dopo la prima fase, non del tutto, perché ovviamente i momenti magari di mancanza, di nostalgia, di una situazione familiare accogliente, un po' mancano sempre. E ogni tanto si sogna, quando ci sono delle giornate particolarmente impegnative e difficili, viene proprio da dire: ah, quanto era bello quando si era più piccoli e non bisognava pensare a tutte queste cose. Ne vale la pena, appunto, come tutte le cose, le sfide della vita. Io sicuramente sono contentissima di averlo fatto e non avrei mai fatto diversamente, cioè anche tornando dietro rifare la stessa cosa. Però capisco anche chi magari non si sente pronto, perché è una scelta importante, anche in positivo ovviamente. A parte le nuove responsabilità, vuol dire proprio totale indipendenza nello scegliere come vivere la propria vita. Ed è bello anche solo poter avere la mia stanza e il mio spazio, poter lavorare, studiare, gestire tutto io. A volte ci penso e mi dico: wow, pensa te. E per quanto riguarda invece proprio il fatto di vivere da soli, nel senso di essere, di trovarsi in una casa da soli, anche quello devo dire che è strano. Almeno quando appunto sei abituati a stare in famiglia, c'è sempre un qualcuno, genitori, un animale domestico, eventuali fratelli, sorelle. Stare proprio totalmente da soli per tanto tempo non capita spesso quando sei più piccoli. Stare con qualcuno ovviamente fa una bella differenza. Cioè appunto anche solo l'avere una coinquilina sicuramente mi ha aiutato tanto nell'adattarmi. Perché sì, già è stato un po' strano passare da famiglia a abitare in una casa mia e dover gestire io queste responsabilità, ma almeno c'era un qualcun altro che sentivo stesse vivendo la stessa situazione e a cui poter chiedere aiuto in questo appunto primo periodo in caso di bisogno. Però anche quella sì è stata una cosa molto utile per la fase di adattamento. Però devo dire che ora che ad esempio mi sono abituata un attimo, apprezzo molto di più anche i momenti miei. Io sono una persona a cui non pesa in realtà lo stare proprio da sola. Anche se l'estate scorsa a luglio non c'era praticamente nessuno a Milano,
Io le giornate le passavo praticamente da sola e lì ho imparato ad apprezzare tanto il tempo passato, diciamo, anche con me stessa, sia a casa ma più che altro anche fuori, perché io andavo al parco, andavo al cinema, cioè ho fatto un sacco di cose da sola. E sì, anche quella è una cosa che all'inizio probabilmente sembra un po' strana, però si impara a conoscersi tanto. E devo dire che anche quello non è male, cioè tipo adesso appunto quando ho delle settimane in cui magari Alice è via, è sicuramente bello anche l'aspetto di non aver paura di disturbare qualcun altro, cioè di poter magari guardare un film se si vuole anche se è tardi, invitare che so le mie amiche senza preoccuparmi. Insomma, è bello anche proprio avere quell'indipendenza extra, diciamo, dell'avere un proprio spazio. Quindi anche quella secondo me è molto questione di abitudine, però anche questa è una scelta molto individuale e io non ho mai provato a vivere da sola proprio per anni o per periodi insomma più prolungati, quindi non so se veramente impazzirei o se è una cosa che mi piacerebbe. Sicuramente se si trova la persona giusta con cui stare è più divertente, c'è poco da fare, perché se si trova veramente una persona che è un alleato, un compagno in qualche modo, è una persona che può essere di supporto nei momenti difficili. Però appunto in questi periodi in cui sono sola in realtà imparo molto a godermi i momenti da sola e a sapermi creare dei momenti in cui invece non lo sono, come ad esempio stasera che ho invitato le mie amiche a cena e quindi per fortuna trovando altre persone nella propria vita che facciano compagnia, la solitudine non si sente poi così tanto anche in una città nuova diversa. Infatti stasera ho invitato Federica, Francesca e Daphne a mangiare una pizza a casa mia, visto che con loro non ho fatto una vera festa di compleanno. Ho detto vabbè raga, venite a casa mia, ci mangiamo una pizza, facciamo delle chiacchiere. Quindi non è neanche una festa, è proprio solo un'occasione per stare un po' insieme. E questo tipo di cosa, devo dire, in effetti la solitudine la fa sentire molto molto meno. Anche questo aiuta tanto, trovare un po' un support system, un gruppo di persone su cui si possa fare affidamento, anche se non appunto necessariamente coinquilini o persone che vivono con noi. Non sempre è facile trovare le persone giuste, ma quando si trovano, tutta la grande. E adesso mi rilasso un attimo prima di questa serata tra amiche. Tra l'altro in questi giorni non c'è neanche Giovanni che può farmi compagnia perché è via per lavoro, quindi per fortuna che le mie amiche sono le mie fidanzate alternative. Loca proprio. È arrivata Federica, ha messo sulla musica e poi si è messa a dormire. È la sua idea di fiesta loca. Yeah, è diventato un pigiama party. E io che mi stavo pure vestendo elegante. No, non è bella la pena sta ragazza. Beh, jeans, ma anche jeans. E stiamo aspettando le altre due girls, perché sono le 8 di sera e siamo cariche per questa girls night cena. E lei? Scusa, cosa mangi questa sera, Fede? Peperoni e pomodori, non pizza. Cioè noi mangiamo la pizza, sta ragazza mangerà i peperoni mentre noi mangiamo la pizza davanti. Cioè questa è una motivazione, signori, sta dieta, guarda, io non sono d'accordo, ma poi mi dicono che non devo mettere medie. Ma infatti non devi, io non sono d'accordo, però apprezzo la motivazione, perché voglio dire, per rifiutare una pizza è il sacrificio più grande che si possa mai fare. Devo mettere la nostra canzone di oggi, mi dispiace. Ah no, dopo ci resta in testa di nuovo. Vabbè. A little bit psycho. Lei da sola, cioè, certo, sempre. Io in casa non sai che dance parties che faccio. Beh, spesso hai questa fortuna. Uno dei pochi privilegiati che possono vedere i miei spettacoli. E io sento la Fede che canta con il suo... Anche Giovannino. E anche questo orso mi può sempre vedere. Oh, vi tengo d'occhio voi due, eh? Oh, sì, sì, but psycho. Oh, mamma, mamma. Preparazione della tavola con stile, vai Fede! Pronte per la festa? Non sanno cosa si stanno perdendo le altre. La festa migliore è già qui. Oh, cosa sono i miei? Ti vedo, le mie cose. Questa dieta durerà due giorni, ve lo dico, cioè due giorni. Signori, lo sta facendo davvero. Cioè non ha ordinato la pizza. Ma come puoi? Cioè è un oltraggio all'Italia, all'umanità. Vabbè, è sempre buono, eh. Però la pizza, Fede. Non so cosa sto facendo. È arrivata l'anima della festa. Dov'è l'anima della festa? Eccola! Però vedo cibo, quindi ottimo. Promette bene. Prego, mettiti comoda. Vediamo l'entrata d'effetto alle uomini e donne. Certo che ti fai desiderare. Vai! Si fa desiderare, ma almeno l'entrata è stata d'effetto. È valsa la pena di questa attesa. A dove vediamo, scusate? A te! Te! Signori, la pizza è finalmente arrivata, ma è imbarazzante, imbarazzante, vergogna. Ti vedo, Fede. Alla crosta, lo so che non vale come pizza, ma stavi quasi cedendo, ti vedo. Dentro l'olio. La tristezza, questa scena. Ok, ok, perfetto, ci siamo. Non so cosa è successo, ma è tutto molto divertente.
potete cantare in danese la canzone, però. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Perché non fai le foto? Tanti auguri a Emma. Tanti auguri a te. Hai espresso? Comunque ragazzi, quest'anno è il mio compleanno tipo 5 volte, mi stanno festeggiando fin troppo e questa cosa è buonissima. Cioè, qualunque cosa sia, chi è la chef da ringraziare? Io. No, non ti prendere merito inesistente, chi è la chef? No. Ecco, ed è buonissima. Ce l'ho scritto Uguri Emma, adesso la diamo, adesso è Ugu Emma. Dico solo che siamo finiti a cantare le canzoni di High School Musical. Questa è la sigla. Da qui siamo cariche. E poi c'è la vecchietta della situazione che già ha mangiato la verdura e sta lì, sta lì. E poi ce l'hai, brava, va Daphne, vai. Vai DJ, vai, vai DJ. Guarda, questo è un minimo di carica, è arrivato. Everybody all for us. Buongiorno, oggi è giovedì e quindi cominciamo con quest'altra nuova giornata che non è molto diversa dal solito perché sto andando in università, ovviamente. Due lezioni oggi, solo che sono orari un po' scomodi perché c'è la prima che è adesso alle 10:30, che è statistica, e poi invece abbiamo tipo 3 ore di pausa e poi alle 3 mi sa, quindi finisce alle 4, poi alle 4:30 abbiamo un'altra ora e mezza di marketing. Dobbiamo restare in università comunque fino alle 4:30, però dai, dovrebbe essere abbastanza tranquilla rispetto alle giornate veramente dove c'è lezione senza praticamente pausa, tranne per il pranzo dalle 9 alle 6 di pomeriggio, quindi direi che va piuttosto bene. Perciò incamminiamoci e vado a fare la brava universitaria. I'm just a note to make you smile, and you need me to hold you close. Cosa hai mangiato oggi a pranzo? Confessa, non è vero, ha mangiato la pizza. Sei una bugiarda traditrice. Hai perso la scommessa. Ciao, buongiorno, casa vuota. Tornata a casa dopo una lunga giornata. Sono le 7 di sera e ho fame, quindi fra poco cenerò. Però, niente, appunto, sono a casa da sola e è strano. Vuol dire che posso fare qualsiasi cosa. Tipo se urlo, ah! Non mi risponde nessuno. Oppure, altra cosa invece molto divertente dell'essere a casa da soli è che si può ovviamente mettere la musica senza disturbare nessuno e ballare come degli idioti. Cosa ne pensate di questi video un po' in stile vlog, cioè dove vi porto con me in una qualche giornata, però allo stesso tempo parliamo di un qualche argomento serio, importante, e ci confrontiamo un po' appunto su un tema più specifico, perché a me piace tanto come idea, mi piace. Quindi anche se avete temi particolari di cui vorreste parlassi, ditemelo, perché sto lavorando un sacco di nuovi video e quindi sapere cosa vorreste vedere da me mi fa solo piacere. E però ovviamente l'ispirazione principale è un po' dalle mie giornate, dai pensieri che ho per la testa, da quello che mi succede, e chissà la vita quali ispirazioni mi donerà. È un'eterna sorpresa ed è questo il bello. Comunque, in conclusione, vivere da soli è una sfida. È evidente che ci sono dei pro e dei contro. Dei momenti in cui è molto divertente, liberatorio. Momenti come questo, dopo una lunga giornata, devo dire che lo apprezzo. Poter stare in silenzio, tranquilla, guardarmi un film senza pensare a nient'altro. Però, ad esempio, stare intere giornate da soli, io comincerei a delirare ancora di più di quanto già io non faccia. Una cosa che aiuta tanto è anche magari avere persone che si sentono vicine anche se non lo sono fisicamente. Io ad esempio spesso la sera è il momento in cui sento magari i miei genitori e li chiamo, oppure sento le mie amiche su FaceTime, e quello è sempre un bel momento di confronto e appunto aiuta a sentirsi un po' più capiti e molto molto meno soli. Hello. Ciao. Da soli è bello, è bellissimo, ci sono dei momenti di nostalgia, almeno io li ho
poi credo che sia un'esperienza un po' diversa per ognuno. Infatti voglio sapere com'è stata per voi, se siete andati a vivere da soli e se vi piacerebbe, oppure se è una cosa che vi spaventa. Insomma, voglio sapere un pochino cosa ne pensate. Però ci sono dei momenti un po' giù, soprattutto se è una città nuova e ancora non si hanno tante amicizie. Però intanto ci si abitua a questo col tempo, ma soprattutto io l'ho proprio percepito come l'inizio della mia vita, nel senso il momento veramente in cui ho preso la mia vita in mano e l'ho resa esattamente quello che volevo, e ci sto lavorando, ci lavoro ogni giorno, quindi è un bellissimo potere da sentire di avere nelle proprie mani. E c'è poco da fare, un'altra cosa positiva dell'essere in casa da soli è che ogni tanto si possono passare le serate così a guardare un film con una tazza di tisana, e in questo momento non mi viene in mente niente di meglio. Cioè, dopo una giornata stancante e piena, ci vuole a volte un momento un po' di solitudine per rilassarsi. E posso anche starmene in tutto il mio splendore con un felpone e questa maschera meravigliosa senza che nessuno possa godere di questo spettacolo. Cioè, mi dispiace per loro ovviamente, però anche questo è un vantaggio. Tra l'altro questo è un felpone di mio papà, mi piace sempre un sacco indossarlo. Anche questa è una di quelle cose che mi fanno sentire un pochino meno sola. Anche lui mi fa compagnia. Sola non lo sono mai veramente. E poi diciamocelo, meno male che mi sto abbastanza simpatica da avere voglia di passare tempo da sola con me stessa, perché di tempo con me stessa e ne dovrò passare giusto un po' di annetti, almeno si spera. Quindi secondo me è anche giusto imparare a passare del tempo da soli e a divertirsi, a goderselo, perché appunto noi siamo i nostri compagni di vita, oltre ovviamente alle altre persone che scegliamo di avere nella nostra vita. Però sicuramente è giusto conoscersi bene e sapersi intrattenere, sapersi fare compagnia anche quando non ci sono altre persone magari disponibili, o anche quando non ci sono stimoli. Non è un motivo per fermarsi e non fare le cose che si hanno voglia di fare, secondo me. E questa è una cosa importante da ricordarsi: non saremo mai veramente soli se sappiamo goderci la nostra stessa compagnia. Quindi io mi godrò questa serata in solitudine a modo mio, col mio meritato relax, perché oggi ho fatto veramente, ho filmato un video, ho finito di montare un altro, sono stata in università dalle 10:30 del mattino alle 6:30 del pomeriggio, sia per le lezioni che per studiare, quindi cioè veramente la produttività non è mancata. Quindi questa serata me la sono decisamente meritata. Cin cin. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. E poi a maggior ragione quando la vita quotidiana è così, è ancora più bello, invece si apprezza ancora di più quando magari invece capita di tornare a casa, rivedere la propria famiglia, poter staccare per qualche giorno da questa confusione. Quindi sì, a volte un po' manca il periodo spensierato in cui si era bambini e non ci sono tutti questi pensieri per la testa, ma c'è poco da fare, non tornerei mai indietro ed è proprio bello. Tutti i contro che ci sono sono molto relativi e ne vale totalmente la pena. È bello avere uno spazio da poter chiamare casa, ed è bello anche dover imparare cose nuove, doversi un pochino sfidare a gestire. A volte va bene, a volte si sbaglia, però è così che si impara, e quando viene bene è una soddisfazione immensa. Io mi godo la mia liberissima, fantastica casa in solitudine, ma va bene così, perché non sono e non sarò mai davvero sola. Ciao, noi ci vediamo al prossimo video.